A pochi chilometri da Catanzaro, arroccato sul monte omonimo, sorge la città di Gimigliano, uno dei più caratteristici paesi del sud Italia, e da sempre conosciuto per il suo pregiatissimo marmo Il Verde di Calabria. Gimigliano è una ridente cittadina della presila catanzarese, si può raggiungere da tre parti diverse. Venendo dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria, prendendo la superstrada 280, salendo per Marcellinara a Tiriolo e si arriva con la strada provinciale SP40, poi l'altra strada invece è da Catanzaro, è la SP34. L'ultima strada per arrivare a Gimigliano è quella che collega a Pentone e Madonna di Porto e si arriva nella parte superiore del centro abitato di Gimigliano. L'altro collegamento ferroviario è con le ferrovie della Calabria, partendo da Catanzaro, dopo circa 20 minuti si arriva a Gimigliano, e anche da Soveria Vannelli si arriva comunque sempre a Gimigliano. Secoli di storia hanno attraversato il rigoglioso e verdeggiante territorio di Gimigliano, che grazie alla sua posizione particolarmente strategica fu abitato sin dal lontano Neolitico. Nel 2010 il Presidente della Repubblica, onorevole Giorgio Napolitano, ha voluto conferire al Comune di Gimigliano il titolo onorifico di città. E nella sua bellissima vallata, solcata dal fiume Corace, che si erge dal 1753, la bellissima Basilica Minore della Madonna di Porto, uno dei luoghi di devozione mariana più importanti della Calabria. Storia, leggenda e credenze popolari si intrecciano nei racconti sulle origini della Basilica, vera e propria oasi di pace e spiritualità. Come tutti i santuari, la leggenda o la storia, possiamo dire, è sempre un'esperienza spirituale di un uomo, un giovane di Gimigliano in questo caso, a cui ha fatto esperienza di un incontro con la Madonna in questo luogo che è chiamato Porto. Dopo ha ricevuto questo messaggio di poter fare un luogo qui di preghiera. E in questa esperienza è nata la storia, ma soprattutto l'inizio di quello che adesso è un luogo di pellegrinaggio, di cammino spirituale, di tanti pellegrini che arrivano qui. Fu il giovane a cui apparve la Vergine, Pietro Gatto, a realizzare la piccola cappelluccia, la Cona, completamente ricoperta di affreschi ed ancora oggi ammirabile nella parte più antica del santuario. Alla Cona venne poi affiancato, nel 1947, il nuovo santuario, scrigno dello splendido e grandioso mosaico della Madonna. La Madonna di Porto è patrona dell'intera provincia di Catanzaro. Il 1 maggio 2013 il santuario è stato elevato a Basilica Minore dal Cardinale Antonio Canizares Lovera. Altro cuore pulsante del sentimento religioso gimiglianese, pronta a stupire il visitatore con le sue mille e variopinte decorazioni, sorge nel centro storico della parte alta di Gimigliano la chiesa madre del Santissimo Salvatore. Questa chiesa è la chiesa madre di Gimigliano, chiesa del Santissimo Salvatore. La struttura originaria risale a prima dell'anno 1000, quindi c'ha oltre 1000 anni. La struttura attuale è posteriore al terremoto del 1783, ma così bella come la vediamo è grazie all'opera di grandi sacerdoti del XX secolo. Questa chiesa è ricca, anzi ricchissima, di decorazioni, di dipinti, di belle statue. È dedicata al Santissimo Salvatore, cioè alla trasfigurazione di Cristo. Infatti, all'apice dell'abside è rappresentata appunto la trasfigurazione, è una copia della trasfigurazione di Raffaello, come anche nella navata centrale, che è particolarissima, a cassettoni in legno, c'è una riproduzione dell'Assunta del Tiziano. Ma a troneggiare, a primeggiare tra tutte le bellezze e le magnificenze, abbiamo il quadro originale della Madonna di Costantinopoli, che risale al 1626, e infatti questo anno ricorre il 390° dalla sua origine.
L'opera, una delle poche achiropite presenti in Calabria, incoronata da Papa Giovanni Paolo II nel 1984, è il fulcro dell'evento religioso principale di Gimigliano. Ogni anno, per 3 giorni, 70 giorni dopo la Pentecoste, si svolge questa festa in cui praticamente il quadro della Madonna viene portato a spalla fino alla Basilica. Sono circa 2 chilometri di percorso, molto caratteristico perché segue un percorso che attraversa le montagne e giunge poi alla Basilica, dove viene fatta la confrunta con San Giuseppe. E poi alla sera la Madonna fa rientro a Gimigliano, viene rifatta la confrunta con San Giuseppe che attende alle porte del paese, poi la sera viene riposto il quadro nella chiesa. Il particolare legame che Gimigliano ha con i suoi santi protettori è testimoniato dai tanti luoghi di devozione disseminati tra i caratteristici vicoletti che stretti si inerpicano nel centro abitato. Un altro particolare edificio religioso si erge nel cuore del centro storico inferiore di Gimigliano, la Chiesa dell'Assunta, opera del XIX secolo. Al suo interno, riccamente decorato, è possibile ammirare una bellissima statua lignea di San Giuseppe, patrono di Gimigliano, e realizzati con il pregiato marmo verde locale artistici altari ed un'antica fonte battesimale. Gimigliano, immersa nel verde, è il luogo ideale per chi vuole regalarsi un soggiorno all'insegna del relax, godendo delle straordinarie bellezze della natura. Ultimamente con i fondi europei abbiamo realizzato anche un bellissimo progetto turistico di valorizzazione ambientale, che è il Parco Fluviale sul Corace. Questo parco prende praticamente da Madonna di Porto, correndo lungo il fiume arriva fino a Gimigliano Inferiore, dove abbiamo realizzato un laghetto che sarebbe lo stagno degli anfibi, e poi c'è l'orto botanico. Poi abbiamo attrezzato una parete che sarebbe una roccia, la pietra di Ozzi, molto caratteristica per fare le scalate. Poi ha un percorso naturalistico molto bello che porta alle cave di pietra. Culmine dell'affascinante percorso si scorge nella rigogliosa vegetazione uno straordinario esempio di archeologia industriale, l'antica cava di marmo verde, uno dei più importanti tesori minerari del borgo. Questa pietra è stata utilizzata per la Basilica del Laterano, per la Basilica di San Pietroburgo, e in tutte le chiese, diciamo, del meridione è presente questa pietra ornamentale, che è molto bella e molto caratteristica. Fiore all'occhiello della comunità gimiglianese è sicuramente l'antica tradizione musicale. L'anno 1833 è la data ufficiale della costituzione della banda musicale, che nel corso del tempo ha avuto diversi riconoscimenti in ambito regionale, nazionale, ma anche in terra d'America. Degno di nota per la particolare bravura è il Quintetto Odissea, gruppo diretto dall'instancabile ed appassionato maestro Tommaso Rotella. A fare da cornice alle tante bellezze gimiglianesi, i piatti della tradizione, semplici ma ricchi di gusto, capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. Ad affiancare l'olio, prodotto che più di tutti rappresenta la produzione agricola locale, tanto da meritare un interessante spazio museale, la tradizionale 'nduja calabrese, oltre alle tante prelibatezze, frutto di un'antica tradizione culinaria.
sulla tavolata possiamo provare del formaggio pecorino, poi c'è del miele di castagna e millefiori, funghi secchi porcini, tagliatelle ai funghi porcini, poi un risottino con fiori di zucca e guanciale, poi iniziamo con un secondo, coniglia alla cacciatora con pomodorini, peperoni e rosmarino, poi cinghiale brasato con alloro rosmarino, ci sono dei funghi sott'olio, delle olive in salamoia, marmellata di amarene e questo si chiama il salaturo, che sarebbero delle verdurine fresche messe sotto sale e fatte andare per un mesetto circa. Poi qua c'è del pane casereccio, aglio, rosmarino e i tipici salumi calabresi, prosciutto crudo, soppressata, capicollo e guanciale. Chi viene a Gimigliano trova sia la serenità e la tranquillità, diciamo, spirituale, soprattutto alla Basilica di Porto. Poi trova anche un borgo molto bello che è il centro storico. Noi ci stiamo prodigando come amministrazione comunale per fare anche gli alberghi diffusi, perché molti turisti che vengono hanno bisogno di trovare ricettività e quindi necessariamente stiamo creando un'offerta turistica che va dall'attrattore religioso a quello ambientale. Gimigliano, terra della Pacchiana, del gusto e della musica. È il luogo in cui lasciarsi affascinare dalle tante bellezze dell'arte e della natura ed in cui lasciarsi coccolare dai suoi squisiti sapori.